prosegue la battaglia a Khan Yunis nel sud della striscia. L'esercito israeliano circonda la casa del leader militare di Hamas, Sinwar. Vladimir Putin è arrivato a Riyadh, seconda e ultima tappa della missione Lampo, che prima lo aveva portato negli Emirati Arabi. Per gli USA non si fermerà l'Ucraina, ma attaccherà anche la NATO. Giorgia Meloni non ci sta e diffida della riforma del patto europeo di stabilità, critica i sindacati sul salario minimo e decide di abbandonare dopo 4 anni la via della seta con la Cina. Cinema, Oliver Stone in Italia per promuovere il docufilm Nuclear Now, che contiene una tesi provocatoria e criticata sul futuro del nostro pianeta. Buonasera a tutti voi e bentrovati all'edizione delle 20.30 del TG2000. Lo avete sentito, continua l'assedio a Khan Yunis, l'esercito israeliano nel sud della striscia. Ci aggiorna Massimiliano Cocchi. Le tende piantate nella sabbia, dove non c'è nulla, né acqua, né luce, né servizi igienici, sono i campi profughi improvvisati che stanno nascendo nel deserto al confine tra la striscia di Gaza e l'Egitto. Qui continuano ad arrivare gli sfollati in fuga dall'avanzata dell'esercito israeliano. Khan Yunis, la seconda città della striscia, è ormai quasi completamente nelle mani delle forze israeliane, che hanno circondato la casa di Yahya Sinwar, il capo di Hamas. È solo questione di tempo, lo prenderemo, ha detto Benjamin Netanyahu, che per dichiarare la sconfitta di Hamas ha bisogno di prendere Sinwar e il capo dell'ala militare Mohammed Deif. Nei circa 250 raid compiuti oggi, l'esercito di Israele ha fatto sapere di aver ucciso 4 capi locali dell'organizzazione terroristica e di aver scoperto tra una clinica ed una scuola di Gaza City un arsenale fatto di centinaia di lanciagranate, missili, esplosivi, razzi a lunga gittata e molti droni. Le vittime accertate degli ultimi bombardamenti sono almeno 70, anche se è difficile dire quanti siano realmente, perché i soccorritori spesso non riescono ad intervenire. A Jabalia è stata sterminata l'intera famiglia di un giornalista di Al Jazeera, 21 persone. Il cratere provocato dall'esplosione è così profondo che è impossibile recuperare i corpi. L'ultimo ospedale ancora funzionante nel nord della striscia ha finito oggi il carburante e rischia la chiusura. Lo denunciano le Nazioni Unite, che hanno definito la situazione a Gaza apocalittica. I semi del dialogo prima degli attacchi del 7 ottobre hanno visto diverse associazioni impegnate nell'incontro tra israeliani e palestinesi, e quel filo non si è ancora interrotto, come ci racconta da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti. Sara Bernstein è una donna tenace, ma sa bene che dopo il 7 ottobre è difficilissima la sfida per chi crede ancora in un dialogo tra israeliani e palestinesi. Dirige il Rossin Center a Gerusalemme, in cui ebrei, cristiani e musulmani lavorano fianco a fianco in scuole e città miste per costruire una società condivisa e rispettosa dei diritti di tutti. In questo momento dobbiamo fare attività separate tra ebrei e palestinesi. Abbiamo dovuto creare spazi in cui ciascuno possa elaborare il suo dolore. Stiamo dando molto supporto agli insegnanti, sia arabi che ebrei, che lavorano in scuole miste, così che non aumentino la paura e l'odio reciproco, perché dopo un trauma del genere è davvero difficile avere un minimo di empatia col dolore dell'altro, percepito solo come un nemico. John, 29 anni, arabo-cristiano, è uno dei collaboratori più giovani del centro. Tanti ragazzi non vedono una possibilità di un futuro, c'è molta sfiducia nelle rispettive leadership e nei mass media. Ci chiediamo se i ponti costruiti fino ad ora siano abbastanza forti. Ci sono tanti fatti molto preoccupanti: la quantità di civili armati a cui viene concesso il porto d'armi, la violazione della libertà di espressione, con arabi israeliani arrestati perché hanno espresso solidarietà ai civili innocenti di Gaza, sono stati licenziati per post scritti anni fa a favore della causa palestinesi. Tanti tacciono perché sono terrorizzati. C'è però anche una rete di organizzazioni di cui facciamo parte, che in coordinamento con le autorità educative competenti, ministeriali e municipali, intervengono per calmare le acque prima che esplodano i conflitti. Io mi aggrappo alla speranza che questa catastrofe possa aprire nuove strade alternative nella società israeliana e in quella palestinese. In Ucraina ora salta il discorso di Zelensky al congresso americano, occhi puntati su Putin, che torna a viaggiare e ad essere additato dagli USA come nemico pubblico numero 1 della NATO. Vittorio Torre.
Il video diffuso dal Ministero dell'Aviazione russo mostra la scorta dei caccia di Mosca all'aereo presidenziale con a bordo Vladimir Putin, come a voler sottolineare le misure di sicurezza straordinarie che circondano il capo del Cremlino. Gli incontri con i capi di Stato degli Emirati Arabi e dell'Arabia Saudita servono a rilanciare l'immagine internazionale di Putin, adesso che la tanto annunciata controffensiva ucraina si è rivelata piuttosto deludente e che l'economia di Mosca ha saputo resistere alle sanzioni imposte dall'Occidente. Al centro dei colloqui la guerra in Israele e in Ucraina. Dall'altra parte dell'oceano intanto gli uomini di Zelensky sono negli Stati Uniti per chiedere aiuti militari anche per il 2024. A Washington ci sono il ministro della difesa ucraino, il presidente del Parlamento di Kiev e Andriy Yernak, braccio destro del presidente ucraino. Biden intanto è tornato a ribadire la necessità di nuovi aiuti all'Ucraina. Ho parlato con i nostri alleati europei, ha detto il capo della Casa Bianca. Sono con noi al fianco dell'Ucraina. Non possiamo permettere che vinca Putin perché sta commettendo crimini contro l'umanità. Il presidente Biden ha anche aggiunto: dopo l'Ucraina, la Russia minaccerà anche i nostri alleati della NATO. La guerra è sempre una sconfitta, così il Papa all'udienza generale. La catechesi letta da un collaboratore, sto bene, ha spiegato, ma se parlo troppo mi affatico. Rita Salerno. Non dimentichiamo di pregare per quanti soffrono il dramma della guerra, in particolare le popolazioni dell'Ucraina, di Israele e di Palestina. Papa Francesco prende la parola per tornare sulla guerra insensata e sui mercanti di morte, i fabbricanti di armi. La guerra sempre è una sconfitta. Nessuno guadagna, tutti perdono. Soltanto guadagnano i fabbricatori delle armi. Anche questa volta il Monsignor Filippo Ciampanelli, ufficiale della Segreteria di Stato Vaticana, a leggere la catechesi e i saluti ai fedeli di tutto il mondo per i postumi di una bronchite acuta che affligge ancora il Papa. Anche oggi ho chiesto l'aiuto al Monsignor Campanelli per leggere, perché ancora mi fatico, sto molto meglio, ma mi fatico se parlo troppo, per questo sarà lui a dire la cosa. Nella meditazione il pontefice ricorda che annunciare il Vangelo è diventato più difficile in questa epoca poco attenta al trascendente, ribadendo che è lo Spirito Santo a suscitare la missione. Salario minimo, via della seta e patto di stabilità. Il governo prende delle decisioni nette. Augusto Cantelmi. Meloni dice no, si comincia con la frenata sul patto di stabilità. Dopo le parole di ieri di Giorgetti, anche per la Premier non si possono siglare intese in Europa, poi impossibili da rispettare. È un no. Ora ufficiale arriva anche sulla via della seta con la Cina, con la chiusura dell'intesa, a spiegarne le ragioni il ministro degli esteri Tajani. Non era vantaggiosa per noi quella prospettiva, perché Germania e Francia hanno avuto fatturato superiore al nostro. Una sonora bocciatura la Premier riserva anche al salario minimo. Cioè è ovvio che se io ho una legge che dice il salario deve essere minimo a 9 euro e ho un contratto che dice ho il salario a 10-11 euro, ma chi me lo fa fare? Parole che giungono mentre arriva il no della Camera alla proposta di legge delle opposizioni che protestano in aula. Che accartocciate con una mano la proposta delle opposizioni sul salario minimo e con l'altra date un mal rovescio a 3,5 milioni di lavoratrici e lavoratori che sono poveri. Aumenta la povertà in Italia. Sant'Egidio presenta la nuova edizione della Guida di Roma per un pasto caldo gratuito per i più bisognosi. Barbara Masulli. Come le immagina il suo futuro? Speriamo rosio. Massimiliano riesce ancora a sperare, nonostante una vita non proprio facile. L'anno scorso è stato licenziato, è rimasto senza soldi, senza casa e non aveva nessuno a cui chiedere aiuto. Dormivo sugli autobus notturni perché avevo paura a stare in mezzo alla strada. La sua fortuna è stata quella di incontrare la comunità di Sant'Egidio, che gli ha dato un posto dove stare. Allora, un mio letto, un armadio, un mobiletto, mi posso lavare, c'è la doccia,
abbiamo la lavatrice, no, adesso è cambiata un po' la vita mia. Oggi Massimiliano trascorre le sue giornate ad aiutare gli altri a cercare lavoro in attesa della pensione che arriverà fra 6-7 anni. In Italia ci sono oltre 5 milioni e mezzo di persone che, come lui, vivono in condizione di povertà assoluta, tra questi 1 milione 300 bambini. La crescita degli sfratti è uno dei temi che più preoccupa, per questo la comunità di Sant'Egidio chiede al governo. Due cose, una al governo che parte dei fondi del PNRR per il giubileo siano destinati anche a un'opera sociale che potrebbe essere quella di un fondo per il sostegno alle locazioni appunto di questi cittadini in povertà abitativa. Dall'altra ai proprietari immobiliari se si potesse fare un accordo con gli enti locali o col governo stesso per calmierare gli affitti. Anche quest'anno inoltre Sant'Egidio ha pubblicato in diverse città italiane, fra cui Roma, una guida per i senza fissa dimora che indica loro posti dove mangiare, dormire e lavarsi. Basta paure, ora Milano abbia fiducia, così l'arcivescovo Delpini nel discorso alla città alla vigilia della festa di Sant'Ambrogio, patrono di Milano. Raffaella Frullone. È la fiducia al centro del tradizionale discorso alla città pronunciato dall'arcivescovo di Milano dalla Basilica di Sant'Ambrogio in occasione della solennità del santo patrono della diocesi più popolosa d'Europa. Davanti al primo cittadino Beppe Sala, al presidente della regione Attilio Fontana, al prefetto di Milano, ad oltre 50 sindaci e ai rettori dei principali atenei, Monsignor Mario Delpini ha esortato a reagire alla mediocrità e alla rassegnazione. Sentiamo la responsabilità di essere persone fiduciose nell'esercizio dei compiti che ci sono affidati e sentiamo il dovere di prenderci cura di quel bene comune che è la fiducia. Sulle migrazioni si appella all'Europa che, dice, potrebbe avere la fierezza e la genialità di una via più sapiente e lungimirante e richiama alla partecipazione in vista del prossimo appuntamento elettorale. Sulla sfida educativa esorta al dialogo tra generazioni ed interviene anche sulla crisi demografica. Perché ci sia una mentalità aperta alla generazione e desiderosa di futuro e quindi di figli e figlie non basta creare condizioni favorevoli, ma è necessaria una vera rivoluzione culturale. Il diritto all'oblio oncologico è diventato legge dello Stato, una misura tesa a tutelare gli ex malati oncologici da qualsiasi tipo di discriminazione. Caterina Dall'Olio. A chi ha avuto un tumore e ha terminato le cure da più di 10 anni, nessuno potrà più chiedere informazioni o creare ostacoli per accendere un mutuo, avere un prestito, stipulare un'assicurazione o adottare un bambino. Ieri è stata approvata all'unanimità la legge sul cosiddetto oblio oncologico. È una tappa importante per tutte le persone che sono guarite dal cancro, perché impedirà in futuro discriminazioni, disparità di trattamento per queste persone che sono guarite da almeno 10 anni, hanno finito i trattamenti, non hanno più avuto recidive di malattia. È un'importante tappa che sancisce che del cancro si può guarire. Questa è una speranza importante anche per le persone che ancora non sono guarite e che speriamo guariranno presto, che nel frattempo possono comunque avere tutela da tutti gli strumenti giuridici che il nostro ordinamento prevede. Con l'approvazione della normativa che entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l'Italia si allinea ad altri paesi europei che già hanno adottato un analogo provvedimento: Francia, Lussemburgo, Belgio, Olanda, Portogallo, Spagna e Romania. È necessario chiarire però chi avrà diritto di beneficiarne. La legge sull'oblio non riguarda chi non può ancora essere considerato guarito dal tumore perché non è ancora trascorso un certo numero di anni dalla fine dei trattamenti antitumorali e dall'ultima evidenza di malattia. Cinema. Oliver Stone è a Roma per il docufilm Nuclear Now che propone il ritorno al nucleare. Sentiamo Fabio Falzone. If we do not cut carbon emissions by nearly 100%, the world will suffer serious damage. Da tempo Oliver Stone, 40 anni di successi e 3 Oscar sulle spalle, ha scelto di dedicarsi al terreno del docufilm e lo fa con passione e dedizione assoluta, al confine tra la ricerca della verità e l'indagine, come in uno dei suoi film più complessi e controversi, JFK.
Il Nuclear Milestone riflette sul cambiamento climatico in atto nel pianeta, causato, secondo le sue ricerche e le testimonianze raccolte, dall'inquinamento dovuto a carbone e petrolio. La risposta, secondo Stone e secondo gli scienziati che ha consultato, è nell'energia nucleare, ponendo fine alla confusione tra armi nucleari ed energia. Insomma, padroneggiando la scienza per avere a disposizione sempre più energia. Eppure la gente rimane molto così, ancora, come dire, ha molta paura di questa cosa del nucleare. E è anche per questo che lei si è interessata a questo argomento. They said that radiation, any amount of radiation, will harm the body. Si temono le radiazioni, eppure il corpo umano le può sopportare. È come per le radiazioni del sole, il corpo ha la capacità di reagire. Lo dimostra la reazione anche ad alcune cure mediche o anche l'esperienza di chi lavora in aereo. Si può reagire alle radiazioni. Eppure il movimento antinucleare negli anni 70 ha operato in maniera fortissima. La gente ha iniziato a confondere energia nucleare con la bomba nucleare. E non sono certo la stessa cosa. Insomma, è arrivato il momento di capire che l'energia può essere gestita, può essere controllata. Dal cinema alla musica, la cantante Taylor Swift è stata incoronata dalla settimanale Time persona dell'anno del 2023. Pierluigi Vito. La si aspetta un po' come la notte degli Oscar o il premio Nobel. È la copertina più attesa dell'anno. Per Time Magazine la personalità del 2023 è Taylor Swift. Scegliere una figura che rappresenta gli 8 miliardi di persone sul pianeta non è un compito facile, dicono dalla rivista. Abbiamo fatto una scelta che rappresenta la gioia, qualcuno che sta portando la luce al mondo. Che la 33enne cantautrice statunitense sia un'icona popolare a quasi ogni latitudine è cosa nota. La vincitrice di 12 Grammy è diventata anche l'artista più ascoltata in streaming su Spotify a livello globale, con le sue canzoni trasmesse più di 26 miliardi di volte. Lei si dice più orgogliosa e felice che mai per questa consacrazione. E se nel 2022 la persona dell'anno per Time era Zelensky, tutto lascia pensare che al di là dell'Atlantico ci sia una gran voglia di scuotersi di dosso la polvere di conflitti troppo lontani. Shake it off, appunto, come canta Taylor Swift. A pochi giorni dall'inaugurazione del presepe dell'albero di Natale in Piazza San Pietro, un viaggio attraverso le sacre rappresentazioni di quest'anno nella Piazza Petrina e in aula Paolo VI. Marino Galdiero. Ci siamo, è il tempo giusto per allestire il presepe nelle case e come sempre in Piazza San Pietro, dove quest'anno si vogliono ricordare gli 800 anni dal primo presepe realizzato da San Francesco. La Valle Reatina e quindi l'ambientazione e la chiesa locale ne è stata la promotrice. È un messaggio che si offre attraverso il presepe di Francesco, in realtà si offre a tutti senza esclusioni di sorta, un messaggio che rinvia ancora a ricercare Dio nella piccolezza. Ancora. Il presepe è stato concepito come una quinta teatrale con al centro l'affresco della grotta di Greccio. C'è un frate che celebra messa, San Francesco con il bambinello tra le mani, Giuseppe e Maria adoranti. Per metterlo in piedi ci sono voluti gli artigiani di Cinecittà. A coordinare il tutto Fondacqua Italia, che durante i lavori ha ricevuto una visita a sorpresa del Papa. Si è fatto portare con la macchina a vedere le prime mosse di quello che era il cantiere, perché era già fisso l'affresco di Greccio, e ha tirato giù il finestrino, ha guardato e poi ci ha salutato tutte le maestranze che stavano lavorando. C'è però anche un'altra opera, il presepe mosaico in Sala Nervi. Per questo progetto del presepe Vaticano abbiamo realizzato più di 30.000 tessere di mosaico in smalto veneziano. Quindi sono stati prodotti dei colori appositi, dai rossi e gialli imperiali ai blu Madonna, alle carnagioni per i visi, fino al mosaico in foglio d'oro 24 carati. Ed è tutto, grazie del vostro tempo e a domani, buona serata.